piccolo disclaimer, io sono uno studente, non sono un esperto, ci sarà qualche errore, un po', e ci sarà qualche semplificazione fatta apposta per spiegarvi un po' più rapidamente. Perché siamo qui? Perché hype, perché da qualche anno dà risultati molto promettenti, perché sembra che sia qui per restare, perché risolve problemi che prima erano non possibili, tipo dire se c'è un gatto in una foto, perché apre nuove prospettive per lo stesso motivo, e tutto sommato, crediateci o no, è molto semplice da implementare. L'idea di base, che cos'è? A differenza della programmazione classica, dove uno tutto sommato mette insieme una ricetta, in questo caso, io qui vi parlerò per lo più di supervised learning, però avremo un input, che sono i nostri dati grezzi, un output che è quello, è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, è quello che ci aspettiamo che il nostro algoritmo produca, e lasciamo che la logica si scriva da sola. Voi vi chiederete com'è possibile. È possibile. Comunque, alcuni esempi, qui è più che altro per, si dice eye candy, quindi cose belline. Perciò, vedete ad esempio che gli possiamo dare un quadro di una foto reale e può convertire da Monet a foto reale, piuttosto che questo video di questo cavallo che può essere convertito in una zebra, frame per frame, le interpola e vi dà un risultato tutto sommato molto naturale. Qui ci sono alcuni esempi, in questo caso si chiama style transfer questa tecnica. Comunque, siccome vi ho promesso che era pratico, ne parliamo al lato pratico di come si fa. L'idea è, io ho un input, lo faccio passare attraverso il mio modello, dico modello perché si chiama, di fatto è un modello matematico, non c'è generazione di codice, non ci sono cose strane, la verità è che è una funzione matematica che processa il vostro input e riesce a mapparlo al vostro output desiderato in qualche maniera. Noi partiamo con il nostro modello inizializzato casualmente, vediamo come si comporta e progressivamente lo correggiamo in modo che pian piano converga verso il risultato che vogliamo. Quindi processo l'input, calcolo l'errore rispetto all'output, correggo leggermente e ripeto. Vi avevo promesso che era facile, sono tre passaggi. Allora, facciamo un esempio dove, questo è un esempio molto semplice, dove se io vi do questa... La lucetta mi dico. Ecco. Se io vi do questa tabellina, no, era la slide precedente. Se io vi do questa tabellina qui, vi dico che il vostro input è 3, il vostro output è 9, il vostro input è 2, il vostro output è 4, 7, 49, 9, 81. Probabilmente così, tirando a indovinare, vi verrà in mente che potrebbe essere, non so, il quadrato. Per i dati che avete, in effetti il quadrato soddisferebbe. Quindi diciamo che quello che voi avete fatto qui così a occhio, volete che possa farlo anche il vostro algoritmo. Adesso, questo è un esempio molto semplice, si possono complicare le cose al punto da dire c'è un cane, c'è un gatto, c'è un aeroplano nel... Però la sostanza resta sempre questa. Adesso voglio provare a darvi un esempio un po' più significativo, dando per scontato che qualcuno di voi sviluppi software, o magari no, facciamo finta che... un vostro cliente che è Tecnocasa, ha un'agenzia Tecnocasa, vi chiama e vi dice ah, ma io vorrei aggiungere un sistema di preventivi online dove le persone possono andare e mettere i dati della loro casa, così intanto raccolgo i dati, e in cambio ottengono una potenziale stima della loro casa, così hanno un preventivo al volo. Vi dicono non preoccupatevi perché c'è chi vi spiega come si fanno queste stime. Poi la settimana dopo vi presentate lì e scoprite che chi doveva fare le stime è andato a comprare le sigarette e non è più tornato. E quindi vi trovate che avete già accettato il lavoro e non avete nessuno che sia in grado di dirvi come costruire un algoritmo per fare questa cosa. In compenso, dall'altra parte avete 20 anni di storico di vendite delle agenzie, dove ci sono tutti i dati che per fortuna hanno già messo su Excel, dove c'è la dimensione della casa, la posizione, il numero di bagni, insomma, tutte le cose che descrivono una casa con il prezzo finale di vendita. Ora, per il caso specifico, noi ci concentreremo solamente su forse una delle variabili che è più significativa, che è la dimensione, quindi i metri quadri, i numeri sono completamente a caso, e il prezzo è la cosa che di fatto vogliamo trovare. Quindi, nel nostro esempio semplice, la primissima versione di sistemi preventivi, prenderemo la dimensione e sulla dimensione proviamo a indovinare il prezzo.
Sulla base dei dati storici, che sono di fatto questi che vedete qui, possiamo disegnare già un grafico dove qui sotto abbiamo la dimensione e qui invece abbiamo il prezzo in centinaia, migliaia di euro, non lo so, migliaia di euro, o migliaia di dollari, diciamo che è San Francisco, così magari i numeri hanno senso. Fatto sta, vuol dire che una casa di 50 metri quadri varrà 100.000 dollari, una casa di 80 metri quadri è stata venduta a 120, una casa di... Beh, insomma, avete un'idea vaga di come interpretare questi dati, ok? L'idea è, questi sono i nostri dati di partenza e questo è uno storico di 20 anni. Ora, come potete vedere così a colpo d'occhio, questa roba qui più o meno, vedete che c'è un trend qua. Magari lo vedete meglio qui. Diciamo che un modo con cui voi potreste interpretare questa cosa è trovarvi una retta che tutto sommato si intersechi all'interno di questi dati, più o meno, circa, vedete che ad esempio qua li sbaglia un pochino, però già si avvicina a descrivere il comportamento. E l'idea che cos'è? Voi vi calcolate questa retta utilizzando i dati storici. E poi, quando dovete fare i preventivi, siccome i dati storici non sono veramente utilizzabili così in forma pura, ma vi siete tirati fuori questa retta, voi semplicemente ficcherete la X qui, quindi 7,50, e la retta vi darà questa predizione, che magari ci assomiglia. Però, volendo, se guardate bene bene, tutto sommato, forse una parabola, la cui equazione è questa qua sotto, forse si infilerebbe ancora meglio nei vostri dati. E, come vedete, qui, nel momento in cui gli do sempre lo stesso valore di 7,50, mi produrrebbe un risultato leggermente diverso, che è 200K in questo caso. Tutto sommato, se doveste scegliere tra questa e questa, tutto sommato questa versione approssima molto meglio i dati che abbiamo rispetto a questa versione qui. E qui sotto, non so quanto, io anch'io è un po' che manco da scuola, però questa è un'equazione della retta, questa è un'equazione di una parabola, la sostanza è che dove vedete la x è questo valore qua sotto di ingresso. Questi sono dei parametri che descrivono di fatto come questa retta si piazza, nel caso specifico A vi determina l'inclinazione e B vi determina, una volta fissata l'inclinazione, l'altezza, quindi se interseca qui, se interseca più in alto o più in alto. In modo simile avete qui A, B e C che vi determinano la forma di questa parabola. Di fatto, per trovare un modello che funziona per i vostri dati, dovete trovare l'A e il B corretto che vi permettono di ficcarlo qua dentro. Quindi, il gioco si riduce a trovare un A e un B che siano adeguati. O, se per caso avete scelto una parabola, un A e un B e un C che siano adeguati. Tutto chiaro fin qui? Ok. Allora, qui, di fatto, diciamo che stiamo ancora scegliendo il nostro modello. Io qui vi ho fatto un esempio con due modelli, la retta e la parabola. Però, diciamo che però qui già, io diciamo che questo me lo sono trovato a mano, di fatto questo, trovare A e B, è la cosa che voglio che faccia il mio algoritmo sotto. Comunque, questa è ancora, diciamo, la parte di interpretazione. Quindi facciamo finta che io adesso, al posto di avere questa parabola, cioè questa retta o questa parabola fatte così bene, le ho messe dentro a caso e quindi magari la mia retta è messa di così e la mia parabola, non lo so. In un qualche, cioè abbiamo scelto questi parametri qui a caso e quindi produciamo dei risultati che sono quello che sono all'inizio. A questo punto, in ogni caso, comunque io abbia definito il mio modello, che di fatto era scegliere quell'A e quel B, quindi quei parametri di quella funzione, posso calcolarmi l'errore. L'errore come me lo calcolo? L'errore me lo calcolo contro i dati storici che avevo precedentemente. Quindi io ci fico dentro, bene, cioè mi trovo fuori un modello, la mia retta o la mia parabola nel caso. Dopodiché vado a misurare secondo le x reali che io ho. Ok? E ad esempio, quello che si può vedere qui, se io prendo questa x qui, più o meno scintiva. Però se vado a prendere questa x qui, quindi se fissassi un valore qui, la verità è che il mio modello mi predirebbe un valore, non so, di 180, mentre il suo valore reale sarebbe qui su, 230. Io ho provato a sottolineare quest'idea con queste barrettine verdi. Queste barrettine verdi rappresentano di fatto l'errore che il mio modello ha rispetto ai dati che io avevo originariamente. E per una questione di semplicità,
le ho impilate una sull'altra, letteralmente ho fatto copia e incolla di queste barrettine verdi e le ho attaccate una sull'altra e ve le ho messe qui. Poi per contro ho fatto la stessa cosa con la parabola e ho impilato di nuovo le barrettine e vedete così a colpo d'occhio che questo modello qui, adesso questo è un numero un po' a caso, però se vedete questo sbaglia circa il doppio di quanto non sbagli questo, giusto? Così proprio a colpo d'occhio. E il modo con cui l'ho ottenuto è stato passarmi i miei dati storici attraverso il mio modello, vedere rispetto a il valore atteso, cioè il valore reale che io conosco, di quanto sbagliano, e vedere che uno sbaglia più dell'altro. Per esempio questo è un modo semplice sia per scegliere un modello contro un altro, quindi dici la retta contro la parabola, oppure è anche un modo, nel caso in cui io dovessi trovare i miei A e B, che in realtà è questo il vero caso, mettiamo una parabola messa in, cioè una retta in questa direzione, mi produrrà degli errori diversi da una retta messa in questa direzione. Il che vuol dire che un modello sarebbe migliore dell'altro. Fin qui è tutto chiaro? Più o meno? Sì. Ok. Nella pratica in realtà non si fa semplicemente questa cosa qui, nella pratica si usa una cosa che è lo scarto quadratico medio, vi ho messo questa formula che spaventa, nelle slide originali non c'era, però di fatto vi dice che la y è quello che calcolate. Questo era quello che avevate veramente, il tutto lo elevate al quadrato per due motivi, uno gli togliete il segno e due fate sì che errori piccoli vengano penalizzati poco contro errori grandi che vengono penalizzati molto, tutto lì, li sommate, sommati, e poi vabbè fate la media rispetto al numero di campioni che avete. In questo modo viene un po' più flessibile tutto il giochino, perché potremmo averne 11, però abbiamo detto che è uno storico di 20 anni, quindi avremo migliaia e migliaia e migliaia di piccole x rosse. In questo modo qui ho un parametro che è un po' più confrontabile, perché questo racchiude il fatto che ci sono 11 elementi. Chiaro? Circa. Ok, adesso arriva la parte divertente. Allora, fin qua, nelle slide precedenti, voi avete visto di fatto una parabola e una retta messe ad hoc. Invece, in questo caso qui, io partirò con quello che è il caso reale, cioè con i miei dati reali, e una retta inizializzata a caso. Okay, quella l'ho messa letteralmente a caso, quando ho fatto le slide l'ho messa lì così. Questa retta avrà dei parametri A e B, vi ho rimesso qua la formula, ci saranno dei parametri A e B messi a caso. Okay? Perché effettivamente io non so. Allora, l'idea che cos'è? E qui è un po' dove accade la vera magia. Io ho degli algoritmi che, utilizzando delle derivate, nel caso specifico è la derivata dell'errore, quello che abbiamo visto prima, adesso non vi sto a scrivere quale derivate, però vi proverò a trasferire il concetto di derivata. Fatto sta che in questo caso io che cos'ho? Io ho una cioè io metto una retta a caso, calcolo l'errore come l'ho calcolato prima e diciamo che mi trovo questo primo punto viola qui. Diciamo che io ho tirato A qui che vale 1, giusto? E mi ha prodotto un errore di 800. Ok? Così. Il resto del grafico in realtà in questo momento non lo vedete, è una cosa che si compone poi col tempo, man mano che le iterazioni passano. Per il momento l'unica cosa che vedete è questo puntino viola che c'è qua. Ora che cosa succede? Succede che se voi fate la derivata di tutto l'errore, qui c'è una sommatoria, vuol dire che prende in considerazione tutta la nuvola di punti e tutto l'errore, quello che ottenete di fatto è questa retta qui viola, questa tratteggiata. So che sta slide qua c'è un po' di casino, però non potevo aggiungere tante slide in più perché già poco tempo. E comunque l'idea è che utilizzando l'informazione che vi deriva da questa derivata, e la derivata di una retta è semplicemente un numero, quindi vi verrà fuori, non so, meno 28, ne prendete una piccola porzione e andate a correggere A. Quindi con questa informazione qui sapete se se l'errore cresce all'aumentare di A o se diminuisce. Ok? E per questo c'è in effetti un algoritmo che fa già tutto questo lavoro, incluso calcolarvi le derivate e correggere i vostri parametri, che si chiama gradient descent. Praticamente calcolate questa prima derivata, per questo caso 1, la derivata di tutti gli errori, e scoprite che dovete spostare A un pochino più in là, e diciamo che lo spostate a 2. Prendete il caso 2, che è questo, ok? A questo punto la retta si è girata leggermente perché il vostro A è quello che vi regola l'inclinazione,
A questo punto ripetete la stessa procedura, vi ricalcolate l'errore, vi ricalcolate la derivata sull'errore e ottenete un'altra derivata qui, che di nuovo vi dice, no guarda, la soluzione ottima è incrementando A. Oh, voi incrementate A nuovamente e vi trovate nel caso 3 e progressivamente vedete che queste derivate pian piano, vedete questa qui rossa, le avrei messe per ogni punto ma a quel punto veramente non si vedeva più nulla, pian piano vanno appiattendosi e man mano che vanno appiattendosi vedete che pian piano va a convergere verso quella che sappiamo essere la soluzione ideale. Fino appunto a questo punto qui dove la vostra derivata praticamente è arrivata a zero e di nuovo se voi prendeste una frazione minuscola di zero e la aggiungeste ad A, comunque vi ritrovate più o meno con lo stesso valore di prima. A questo punto vuol dire che la soluzione converge. Cioè, per il modello matematico che avevate di partenza, avete trovato la soluzione ottima. Se voleste migliorare, magari dovete cambiare modello matematico, perché questa riesce a esprimere fino a un certo punto. Questa è una retta, per quanto possa volervi bene, non si riuscirà mai a mettere nella forma di una parabola. Ok? Se volete ottenere un risultato migliore, servirebbe un modello più complesso. Ed è un po' qui che entrano poi in gioco i neural network. Alla fine, un neural network non è nient'altro che un modello matematico, ma con una capacità di rappresentazione più alta. Tutto qui. E poi proverò a darvi un'intuizione anche su questa cosa. Allora, cioè, è chiaro più o meno cosa succede durante questo passaggio di ottimizzazione? Quindi vado a trovare i valori ottimi di A e di B. Ottimi per l'errore come l'ho definito. Punto. Pian piano, attraverso questo gradient descent, mi trovo i due parametri ottimali e fine. Ora, la verità è che questo grafico così rassicurante è solo per A. Dovremmo fare la stessa cosa anche per B, che è il secondo nostro parametro. E però qui le cose cominciano a complicarsi. Questo sarebbe il grafico per A e per B. Vedete che già questo era un pochino l'equivalente di questo cammino che ci eravamo fatti qui. Stavolta ve lo trovate in due dimensioni con l'errore sempre sull'altezza. E quindi vedete queste conche, cioè queste colline qui sono dove l'errore è alto e queste conche blu è dove l'errore è basso. Pian piano l'algoritmo di gradient descent va a modificare rispetto ad A e rispetto a B fino a trovare una soluzione ottimale. Dov'è il problema? Il problema è che se torniamo al nostro caso iniziale, nel famoso file di Excel, la verità è che non avevo solamente il valore e la superficie, io avevo anche l'anno, il numero dei bagni, la distanza dalla fermata dall'autobus, un sacco di altre variabili. E quindi di fatto quello che prima era solo una x, adesso comincia a esserci x1, x2, x3, xn. E quanti possono essere? Beh, in realtà, siccome mi avete seguito fin qui, vi meritate un gattino. Il problema che cos'è? Che ad esempio se volete trovare, se volete dire se c'è un gatto o meno nella foto, io questa l'ho scaricata da internet, sono circa 200k, sembra che non spaventi, ha 1600 pixel per 900, e ogni pixel sono di fatto tre valori, e che vuol dire che fa 4.320.000 parametri. Che vuol dire, quella piccola formuletta che vi ho fatto vedere prima, con x1 e x2 arriva fino a x4.320.000. Ok, quindi se vi rifaccio questo panorama dovete farlo per 4.320.000 dimensioni. Qui avete due dimensioni. E che è uno dei motivi per cui vi dicono che neural network non ci si può vedere dentro. Non è che non si può vedere dentro, è che non si riesce a visualizzare, tutto lì. Perché la mente umana arriva fino a un certo punto. Comunque ci sono una serie di tecniche, in realtà è vero fino a un certo punto, ci sono una serie di tecniche che vi permettono di visualizzare che cosa sta succedendo dentro, solo che sono un po' più indietro di quello, diciamo, che stanno arrivando con calma. Ora, quello che abbiamo visto prima era un esempio di regression, e adesso vorrei darvi un po' di terminologia, così se domani vi capita di leggere qualcosa, avete un'idea di che cosa state leggendo. Ci sono delle categorie di algoritmi in base al tipo di problema che volete risolvere. E il caso di prima era il caso di regression, okay?
Regression vuol dire che, dati i vostri input, volete ottenere un valore continuo. Okay? L'altro problema possibile è un problema di classification, che sarebbe è la foto di un cane e la foto di un gatto. Quindi vi dà delle categorie predefinite. In questo caso sarebbe piove o non piove. Okay? Un'altra categorizzazione che si può fare è su come viene fatto il training. Quello che abbiamo visto prima era supervised, quindi noi partivamo e dicevamo già all'algoritmo che cosa era giusto e che cosa era sbagliato, cioè gli davamo già la risposta giusta. Okay. In questo caso, nel caso di foto di cani e gatti, per esempio, gli diciamo in anticipo che cosa è un cane, qual è un cane e qual è un gatto, gli facciamo fare il training e poi otteniamo l'algoritmo pian piano impara. Esistono altre forme, una è unsupervised, dove vedete qui ve li ho distinti, qui non ve li ho distinti, e però l'obiettivo dell'algoritmo è trovare una struttura nei dati in modo che sia in grado di separarveli e organizzarveli secondo delle similitudini dei dati. La terza forma è reinforcement, che è un... l'avete sentito con AlphaGo, per chi ha sentito, ci sono una serie di implementazioni di reinforcement. L'idea è io gli do gli input, le azioni possibili, gli do uno score, e lui pian piano comincia a costruire delle strategie che vanno a massimizzarmi lo score. Quindi è un po' come il topolino con il formaggio, è stimolato a trovare la strada giusta all'interno del mio labirinto. Ok. Quanto tempo? Scusate. Ancora no, 20 minuti. Domanda inclusa? Ok. Fantastico. Ok. Adesso vorrei farvi vedere, siccome il modello di prima arrivava fino a un certo punto di capacità di rappresentazione, vorrei parlare di neural networks, dove l'idea di prima viene estesa per essere in grado di gestire il problema del gatto che vi ho fatto vedere prima, quei 4.320.000 input. E partiamo con un'idea semplice. Allora, questo in tutti i testi seri vi dicono che questa cosa qui non si fa. Non bisogna mettere nella stessa slide un neurone vero e un neurone artificiale. Il motivo è che il neurone vero fa 8 milioni di cose che il neurone artificiale effettivamente non fa. Quindi, diciamo, però resta comunque l'idea che il neurone artificiale prende ispirazione molto alla lontana e prova a mimare per quello che gli si riesce a far fare per il momento il neurone fisico. E lo fa in una forma simile, nel senso... Nel neurone fisico ci sono le sinapsi e c'è l'assone. Le sinapsi rappresentano i nostri input, che sarebbero questa parte qui, e l'assone prende l'output del nostro neurone e lo spedisce eventualmente ai neuroni successivi. E questa struttura continua a ripetersi per tutto il vostro cervello, il sistema nervoso, non solo esseri umani, più o meno tutta la biologia che ha neuroni più o meno funziona così. Ci sono tante cose che non abbiamo ancora capito di come funziona il neurone, ce ne sono alcune che abbiamo capito e non si riesce a replicare per il momento. Comunque, l'analogia per quello che funziona è, io ho degli input, facciamo finta che questo sia attaccato direttamente all'occhio, quindi c'è la retina che butta fuori dei segnali che arrivano dai cilindri, dai coni, quello che c'è nella retina, e vi arrivano questi segnali e... dobbiamo interpretarli in qualche modo e poi spedire giù il risultato, giù per la catena di neuroni. Quello che il neurone di fatto fa è andare a valutare quanto questi input sono rilevanti. E come lo fa? Lo fa, ad esempio, cioè il neurone artificiale utilizza questi valori, vi ho tenuto lo stesso codice colori che c'è nelle altre slide, dove ci sono questo A, B e C, e ci sono gli ingressi x1, x2, x3, questo è il valore che vi arriva, e questo è il modo con cui gli date importanza. Vale a dire che se per esempio io A lo mettessi a 0, qualsiasi cosa mi arrivasse da x, diciamo che x vale anche 1000, se lo moltiplico per 0, comunque mi troverà uno 0. Al contrario, se io avessi anche un valore piccolo di x e qui ho un valore molto elevato, vuol dire che gli darei molta importanza a questo ingresso. Diciamo che trovare questi parametri qui è quello che volevamo fare anche prima. Cioè noi dovevamo trovare i parametri che permettevano al nostro modello di rappresentare i dati a cui eravamo interessati. Quello che poi accade effettivamente nel neurone, almeno quello artificiale, è che semplicemente questi ingressi vengono prima moltiplicati e poi vengono sommati
E questa somma determina se il nostro neurone dirà sono attivo oppure non sono attivo. Il che vuol dire anche ho riconosciuto qualcosa, non ho riconosciuto qualcosa. Ok? E in questa forma semplice quello che è in grado di rappresentare è pochino. Però qui arriva la cosa bella. Allora, no, la cosa bella ve la dico fra un attimo. In realtà qui viene inserita poi una seconda funzione, perché fatta in questa forma ci troveremo ancora nel caso di una funzione lineare. E c'è un teorema, io purtroppo non sono passato dall'università, c'è un teorema che dice che la capacità di rappresentare di un modello lineare è molto più limitata rispetto a un modello non lineare. Per questa ragione sono state introdotte delle funzioni che si chiamano activation function, che sono delle funzioni non lineari. Intenzionalmente non lineare vuol dire che non è una retta, punto. Questo ha lo scopo di spezzare la linearità, perché in questo modo il nostro modello sarà in grado di avere una capacità di rappresentazione molto migliore. Ora, comunque, inglobate tutto questo qui in un neurone singolo e poi vi faccio vedere cosa facciamo. Vi faccio vedere un altro problema. Io mi trovo con questi dati, qui me li sono inventati, e diciamo che il problema è identificare il malfunzionamento di un motore a scoppio, ho X1 che sono le vibrazioni, qui sotto X2 la temperatura. Dove vedete le X vuol dire che il motore si rompe, dove vedete il verde vuol dire che il motore funziona. Se dovessimo dividerlo così a occhio e croce, potremmo disegnare questa cosa qui, giusto? E abbiamo separato i nostri casi. Poi però, se volessimo esprimerlo con delle rette, saremmo costretti a metterci una serie di rette in questo modo, in modo da tagliare lo spazio, giusto? Perché questa roba qui non è una funzione di nessun tipo. Quindi possiamo poi rirappresentarlo utilizzando delle rette che poi verranno trovate col sistema che vi ho fatto vedere prima. Sì? Poi che cosa succede? Io posso andare a cappare, vado a trovarmi gli angoli e quindi definisco dove termina una retta e dove inizia l'altra. All'interno di un neural network quello che accade è io ho i miei ingressi e poi ognuno di questi neuroni che ne ha con lo specializzarsi, vale a dire questo, si è specializzato in questa retta qui, tutta. Questo si è specializzato in questa retta qui. Questo si è specializzato in questa retta qui e questo si è specializzato in questa retta qui. I neuroni di livello 2 si sono specializzati nel trovare queste aggregazioni qui, questa e questa, mentre nell'ultimo output si è specializzato a trovare questa. Sì? Ogni neurone finisce per specializzarsi nel rappresentare una correlazione specifica. Adesso ci sono delle imprecisioni e qualche semplificazione nella cosa, però quello che poi andate a vedere qui è che ogni neurone finisce per trovare una correlazione specifica sui vostri dati in ingresso. E poi, una volta che ha trovato una correlazione, diciamo, di primo livello di astrazione, al layer successivo fa correlazioni delle correlazioni. E quindi, man mano che scendete nei layer, avete ogni singolo neurone ha di fatto una rappresentazione più ad alto livello. Perché non si basa più sul dato originale, ma si basa su una correlazione basata sulle correlazioni precedenti. Sono un po' veloce in un'ora, però se poi avete domande me le potrete chiedere, sono qua tutto il tempo. L'idea è che io adesso questa è stata assemblata un po' così. Il modo con cui si possono assemblare questi neuroni singoli, forse è una parte che ho dimenticato, ognuno di questi pallini che vedete è di fatto uno di questi neuroni che c'è qua, uno di questi, dove ha gli input e ha gli output. E posso costruirci delle architetture di fatto. Questa è un'architettura molto semplice. La gente si è sbizzarrita e ha costruito architetture un po' di ogni tipo utilizzando questi blocchi base. E utilizzando seppur questo elemento singolo che ha una capacità di rappresentazione fino a un certo punto, agganciandone molti riesco a descrivere problemi anche molto complessi. E a questo punto riesco anche a determinare se ho un cane o un gatto nella foto. Alcune di queste architetture sono la fully connected, che è adeguata a gestire dati tabellari, quindi se avete una cosa tipo un Excel, quindi dei dati dove anche se scambiate l'ordine delle colonne, tutto sommato il dato resta significativo lo stesso. Esiste un'architettura che si chiama convolutional neural network, dove
all'interno del processing viene mantenuta l'informazione di tipo spaziale, quindi se io prendo una foto e ve la faccio vedere, dove un pixel è vicino all'altro, ha senso. Se io invece la prendo e la svolgo in una riga unica e ve la faccio vedere, neanche voi sapreste dirmi se c'è un cane o un gatto dentro. La verità è che un pixel ha senso in quanto è vicino al suo pixel fratello, se volete. Questo tipo di architettura è in grado di preservare durante il processing questo tipo di informazioni. La terza che vale la pena menzionare sono le recurrent neural network, dove di fatto il neurone stavolta è un tantino più esotico, però di fatto quello che riesce a fare è mantenere uno stato durante la durante il processing, rendendolo in grado di fatto di mantenere memoria e quindi rendendolo adatto a processare sequenze. Per esempio, se avete, non lo so, un video di un giocatore di tennis e volete prevedere la traiettoria della pallina, potete dargli un frame dopo un frame e lui pian piano riesce, basandosi sull'informazione del frame precedente, a costruirsi una correlazione fra frame diversi. Allo stesso modo potete farci parsing di musica, di testi, tutti i dati sequenziali. Sì? Ah, quindi qui volevo farvi vedere solamente come poi pian piano si possono strutturare per tipi di dati, cioè se volete questi sono dati che vi arrivano in parallelo, questi che sono in serie, questi tutto sommato sono dati strutturati ma in forma tabellare. Il bello di queste architetture è che funzionano un po' come i Lego, quindi se ad esempio facessi il parsing di un video di tennis, avrei prima una parte di convolutional per fare il parsing dell'immagine, il risultato poi mi viene passato alla recurrent per mantenere uno stato fra un frame e il successivo. Questa è un po' l'idea. Su questo poi sono state costruite dei neural network famosi, se volete. L'ENET è stato il primo, ed è stato il primo vero risultato, la prima applicazione commerciale. Serviva per riconoscere, per leggere gli assegni, le cifre scritte a mano degli assegni e trasformarli in numeri. Quindi interpretare gli uni scritti più o meno così, questo erano i loro dati in ingresso. Poi un altro step in avanti è stato fatto con Google Net, dove per quanto fosse ancora un'architettura rigida, ma in un certo senso è in grado per certi versi durante la fase di training di decidersi parzialmente l'architettura per via di questi moduli fatti in questo modo, nel senso che qui contiene questi quattro qui sono quattro operazioni diverse e vengono fatte successivamente. Durante la fase di training l'algoritmo può decidere quale è più rilevante o una combinazione di queste è più rilevanti. E quest'ultima è ResNet, è stata sviluppata da Microsoft ed è stata la prima implementazione dove si riusciva a costruire dei neural network molto molto profondi, dove qui per esempio ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layer, qui si arrivava fino a 101. C'erano una serie di problemi di carattere matematico per cui questa cosa non si riusciva a fare. Questa ResNet è stato un po' il punto di svolta. Io ho più o meno concluso. Ci sarebbe un'ultimissima cosa. Io vi ho parlato per molte slide dell'architettura, dei neural network, spero di avervi dato un'idea. Però la vera verità è, come avete visto prima, tutto questo, cioè tutta la parte di training avviene in modo molto meccanico. Perché avviene attraverso queste correzioni dovute a queste catene di derivate che in realtà sono molto più semplici a farsi che a dirsi, nel senso che se ci mettiamo con carta e penna vedete che non c'è niente di che, però non vi ho parlato di... cioè alla fine questi sono algoritmi generici, cioè restano algoritmi generici. Quello che poi fa effettivamente la vostra programmazione, quindi che va a costruire il vostro algoritmo, sono i dati di partenza, è il vostro famoso dataset. Quello che scrive effettivamente il codice, la vostra logica viene scritta secondo i dati che voi gli date in ingresso. Da cui se gli date dei dati che non sono rappresentativi, che sono sporchi, che hanno imprecisioni, vuol dire gli date la foto di un cane e gli dite che è un gatto, oppure gli date la foto di un tombino e gli dite che è un cane, a questo punto il vostro neural network fallirà miseramente, ovviamente. Quindi, per quanto io l'abbia tenuta come ultima slide, di fatto questa è una delle cose più importanti, che avere un dataset fatto bene, pulito e completo, determinerà
pesantemente il risultato del vostro neural network. E io ho provato a darvi qualche indicazione, poi in letteratura trovate un po' di tutto, però diciamo che il vostro dataset dovrà essere ampio, vario e bilanciato. Ampio vuol dire tanti dati, vario vuol dire che se fate foto di gatti, farete foto di gatti di tutti i colori, in tutte le posizioni, e bilanciato vuol dire che se avete, non so, 1000 foto di gatti rossi, avrete anche 1000 foto di gatti bianchi, di gatti neri. Allo stesso modo, se fate foto di gatti da davanti, farete anche 1000 foto di cani di gatti dal lato e avanti. Sì? Allo stesso modo, fra classi. Che vuol dire che se ho 1000 foto di cani, vorrò anche 1000 foto di gatti. Se questa cosa manca, se ad esempio avessi 1000 foto di cani e 10 foto di gatti, praticamente qualsiasi predizione che io chiedo al mio neural network vi dirà cane, perché è abituato a dire cane, praticamente. Un modo con cui si può ovviare a questo problema è l'augmentation. Cioè, io qui ho la mia immagine originale, l'augmentation è, prendo l'immagine e ne produco n copie distorte. Per esempio, una cosa che si fa spessissimo nei problemi di computer vision è cambiargli la luminosità. Perché? Perché lo stesso identico oggetto, se cambio la luce, automaticamente è cambiata completamente la mia foto. E quindi posso produrre in modo piuttosto economico, variando il contrasto e la luminosità della mia foto, n.000 copie che mimano, se volete, le varie condizioni di luce. Allo stesso modo posso applicargli un blur, quindi sfocarla, perché magari la foto, cioè, se poi vi immaginate qualcosa che, non so, gira sul telefono, non sempre la videocamera ha lo zoom perfetto, o magari è sporca, piuttosto che viene da una prospettiva diversa, piuttosto che è leggermente ruotata. Quindi potete prendere il vostro dataset originale, aggiungere modifiche di tutti i tipi che siano sensate, non lo so, nel caso di macchine a guida automatica, una cosa che si fa molto spesso, ad esempio nei problemi di cane e gatto, prendo un cane che è messo così, faccio il flip, e faccio una copia e lo metto dall'altra parte. E poi lo faccio anche sotto e sopra. Non so se state facendo un sistema di classificazione di automobili per una self-driving car, magari metterla sotto sopra ha poco senso, perché se anche la vostra macchina si cappotta, poco importa se a quel punto il vostro classificatore funziona, giusto? Cioè, per quanto sia formalmente corretto, magari è poco rappresentativo in quel caso, giusto? Perciò, con un po' di buon senso, ma l'idea sarebbe introdurre artificialmente della variabilità nel vostro dataset in modo che il vostro algoritmo diventi sempre più robusto. E in questo senso, questa è una delle prime cose magiche con cui mi sono scontrato. Io all'inizio venivo da, cioè, le prime volte facevo computer vision a mano, in computer vision classica, se volete, uno prova a ripulire la foto il più possibile e poi passarla a un classificatore. Qui invece fai l'esatto opposto. Qui introduci rumore nel tuo dataset originale in modo che il tuo algoritmo diventi robusto al rumore. È molto più facile fare questa operazione qui e mantenerla che non scrivervi un algoritmo che diventi robusto a tutte queste variazioni. L'idea è, voi introducete le variazioni e poi l'algoritmo diventa robusto. Questa più o meno è l'idea. Io più o meno con questo ho concluso. Se ci sono domande... se ci sono domande, dite pure. Allora, facciamo così. Tanto vi fa... Sì, prego. Ok, aspetta un attimo che faccio un mini announcement, tanto prima che scappi anche lui. Io a Verona, e in realtà rispondo anche alla tua domanda, io a Verona sto organizzando un gruppo di studio e una serie di meetup centrati sul machine learning. Avevo diverse persone che venivano da Padova e da Vicenza ai meetup, e siccome è un'attività che a me piace molto, volevo sfruttare l'occasione di questa visibilità per dire che se c'è qualcuno di Padova che è interessato, Padova dintorni, che è interessato a creare un gruppo di studio, meetup, studiare, magari studiare insieme per esempio, che mi contatti, che così gli passo, sto cercando di incubare la cosa, quindi ho una chat su Telegram, vi aggiungo lì e poi vi organizzate lì, ci sono un po' di ragazzi dell'università, un po' dei ragazzi dei programmers in Padova. Insomma, si sta cercando di fare un po' di gruppo. Io comunque le lezioni che tengo a Verona, questo per rispondere alla tua domanda, sto utilizzando un corso che si chiama Fast AI. Cioè, al mio gruppo di studio utilizzo quello come traccia. Fast.ai. Però poi se vuoi, se avete domande in questo senso,
Ma in realtà di qualsiasi cosa, siccome è la mia dolce ossessione di questo periodo, beccatemi nel campus e sono felicissimo di parlarvene per ore. Questa è una disponibilità in generale. Altre domande? No. Beh, se qualcuno... magari qualcuno si lamenta perché non c'era il codice. In realtà questa è l'implementazione del MINST, che era il primo neural network, quello che vi dicevo che riconosceva le cifre scritte a mano. Questa è l'implementazione completa con anche il training scritto in Keras. Quando vi dicevo che tutto sommato non serve tanto codice ed è semplice, non vi stavo mentendo. Sono riuscito a metterla nella slide delle domande. Sì? Allora, io attualmente sto utilizzando PyTorch, perché i corsi di FastAI sono fatti su PyTorch. Ho provato in passato TensorFlow e la differenza è un po' come scrivere C contro scrivere Python. TensorFlow è molto prolisso e molto macchinoso, va bene per mettere le cose in produzione, va meno bene per fare prove e per imparare. L'alternativa è Keras, che è molto carino per sviluppare cose, però poi si fa fatica a sperimentare, perché è un po' troppo ristretto. Io devo dire che PyTorch è un'ottima scelta. E pare che addirittura molti dei ricercatori di Google non stiano più utilizzando TensorFlow, ma stiano usando PyTorch. No, è di Facebook. PyTorch. Scilearn è una libreria standard di Python, hai tanti metodi di machine learning classici. Spesso viene importata per fare... manipolazione del dataset per fare visualizzazioni. È una libreria scientifica, fa tante cose, però non è specifico per il machine learning. Comunque i framework più o meno fanno tutti la stessa cosa, che è calcolare le derivate al posto vostro e nascondervi la complessità di far girare algoritmi sulla GPU. Quindi si interfacciano con CUDA, perché di fatto CUDA di NVIDIA è l'unica cosa che supporti veramente le GPU attualmente. Ci sono altri progetti per, non so, AMD, ma sono ancora in stato embrionale, mentre NVIDIA è sul pezzo da anni, e quindi vi mascherano tutta quella parte lì. A lato pratico, se qualcuno è pratico con Python, PyTorch sembra NumPy, è equivalente a lavorare con NumPy, con più o meno la stessa sintassi, più o meno la stessa semplicità d'uso. Mentre TensorFlow è un mondo a sé stante. Prego. Sì? Ok. Per qualsiasi domanda, o se volete unirvi al gruppo di studio, se volete fondare il gruppo di studio a Padova, ditemi. Qui in fondo alle slide trovate un po' di contatti. Questo è il mio gruppo che si chiama Taralucci Vino e Machine Learning. Questo sono io. Questo è il link alle slide, se per caso so che è ricorsivo, ma vabbè. E questo è il link a Italian Association for Machine Learning, che è un network di meetup sul territorio italiano che ha l'obiettivo, fra gli altri, di consolidare una community a livello nazionale. Sono dei compagnoni, se volete iscrivervi, l'iscrizione è gratuita e vedete anche qual è l'attività su tutto il territorio. Ci sono gruppi, beh, da nord a sud praticamente ovunque. Non si discrimina su niente se non sui dati qua. E qui trovate i crediti. Basta.